Oggi è uno di quei giorni in cui ascolto le parole del cielo, come quegli animali fuori infelici, aspettando le piogge, come gli indiani con le orecchie sulla terra e i cavalli al galoppo, come i torrenti in odore delle rapide sfiorando le sabbie. E se il mio tempo è un granello di polvere, un pulviscolo di stelle, che non si trova più nel calendario né nelle pagine gialle, ma se il mio destino l'avete scritto voi su un muro di carta e catrame, la mia memoria me la gioco a dadi sulla sponda di un fiume. Oggi ho bisogno di un cenno, di un segnale particolare, una luce che mi colga nel mio ventre, nel mio peregrinare, fra le vostre coscienze o fra quello che ne rimane, non più in fondo al mare, ma sulla mia pelle e le mie ali c'è una brezza crudele che spinge le mie ossa d'airone, che sono forti e portano in grembo migliaia di cuori, ciascuno con una promessa antica da raccontare, e un passato e un futuro, un dolore da ricordare. Oggi uno di quei giorni, credo alle parole del cielo, cupo minaccioso, un sentiero di nuvole scure, un cattivo presagio, una minaccia da dimenticare, è un tremore di terra che scuote perfino le viscere del mare. Attraverso le rotte del mondo io di bellezza ne vedo, mentre lascio una firma di fiamma che spettina il cielo. Fioriranno i ciliegi, sorrideranno al mio passaggio, i viandanti, i gnomi, le spose candide di maggio. E se qualcuno si è illuso di mischiare bene le carte, di nascondere la sua vergogna fra i giochi della mala sorte, di regalare al futuro e ai fratelli un mattino normale, ma non c'è più niente di normale, non c'è più nulla che non faccia male. Chi ha rubato il sonno alle madri e spanso gemme nel vento, chi ha sottratto il sorriso ai bambini e di colpo lo ha spento, chi ha spezzato i polmoni d'acciaio del colosso volante, chi ha giocato da baro sapendo che era un perdente. E ora nella vertigine, mentre sprofondo nel vuoto, avverto nei sensi la pace di un luogo remoto. Le vette inaccessibili ai ghiacci che ho già trasvolato, dove regna il silenzio, dove l'uomo non è mai stato. E mi sembra di vedere le iene nella stanza dei bottoni, con uniformi di cartapesta a decidere i cattivi e i buoni, stravaccati in poltrone di pelle che non si rischia niente, con l'arroganza del potere e l'indifferenza di certa